Allora, tra poco esco, però c'ho una mezz'oretta di tempo e c'ho voglia di bere un caffè. Adesso voi da lì non lo vedete, però abbiamo un Perù di manifattura caffè, Alessandro. Ma che ti devo dire io? Ma tu fai sti caffè che... Vabbè, ok, lasciamo stare. Arabica. Ci sono una serie di dati tecnici. Io non sono esperto, quindi... Alessandro l'esperto. Però rebarba tipica, comunque arabica, questo ci interessa. Lavato, 25 ore di fermentazione, chiuso. Poi abbiamo una moka, perché è fatto per la moka, il dosatore, la mia tazzina, e lo so, ma a volte serve pure una forbice farsi caffè, perché in qualche modo dovrai pur tagliare, no? Ok, adesso io non sto a farvi vedere come faccio il caffè, perché me l'avete visto fare 7 miliardi di volte, va bene? E lo faccio nel solito modo, anzi lo faccio nel solito modo anche proprio per sincerarmi che il processo sia sempre lo stesso, in modo che la valutazione finale sia equa, tra virgolette, rispetto agli altri caffè che ho avuto modo di assaggiare. Quindi adesso taglio, mi vedete, questo ve lo posso far vedere, taglio, 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 e iniziamo subito con si sente un po' di tanninico, di floreale. Adesso qui abbiamo le luci che io ho proprio di fronte, quindi mi colpiscono in faccia. Eh sì, c'è una bella estensione. Ho notato che quando tiro giù la testa cambia la luce. Ok. E già devo goderselo così, ci sento molto, molto verde. Proprio un qualcosa di naturale. Va bene, andiamo a farcelo e ci sentiamo subito dopo, intanto che ce lo beviamo. Ecco, vi faccio assistere al momento più bello, quello magico, l'uscita, la prima uscita. Guardate che colore. In tutta la sua bellezza, eh? Guardate la schiumetta a bordo che sta facendo. Alessandro, perché non sei qui con me? Spengo, se no lo rovino, eh? Allora, si inizia. Allora, devo dire che le note al naso a caffè fatto sono diverse da quelle che percepivo. Sento un po' di nocciola. Anche un po' di noce. Si sente un po' di terroso. Nel senso piacevole del termine. Il cuoio è un po' lontano. Un vago sentore appena appena di cioccolato. C'è come della frutta che però non riesco a identificare. Devo fare una scansione. Ecco, forse una mora cotta. Va detto che i profumi sono tenui, ma sono estesi, c'è cioè tanto, non in potenza, ma in estensione. È una cosa che mi sentite dire spesso, durante
durante i corsi quando li seguite o i video. Sapete che io ci tengo molto all'estensione, più che alla potenza. Vogliamo andare ad assaggiare? Acidità estremamente contenuta. Tenderei a dire zero acidità, no, c'è ovviamente, ma veramente molto contenuta. Ha un certo carattere discreto. Direi che è un caffè da ragazze. C'è la luce che va e viene. Sento delle note in bocca quasi di spezia, noce moscata, vaniglia. Alessandro, complimenti per la tostatura. La tostatura veramente superba, nel senso che si sente il tostato, ma è veramente, non c'è veramente nessun filo di amaro, proprio zero. Una cosa che mi viene da dire per questo caffè è che è un caffè equilibrato. Un caffè per chi vuol sentire tanti elementi più che uno molto forte. Abbiamo visto sulla confezione che è un mix. Mi sembra di aver capito, poi Alessandro magari tu confermalo, che sono due origini, non una. E probabilmente questa complessità deriva proprio da ciò. La luce va e viene ogni volta che avvicino la tazzina, perché il rilevatore del bianco probabilmente ne ho 250 grammi, mi sa che non dureranno molto. Ecco, sto immaginando dei piatti. Sto immaginando dei piatti da fare con questo caffè. Qualcosa di delicato. Uno spezzatino, per esempio. Uno spezzatino con questo caffè, uno spezzatino di pollo. Mi sa che mi vedrete presto all'opera, anche perché ho una spezia che mi ha mandato James 1599 da provare il spezzatino. Potrei fare un mix, eh? Ci devo lavorare un po'. Va bene, vi saluto perché non è il caso di annoiarvi ulteriormente. La valutazione è assolutamente non tecnica, perché sapete che io sono un resto del coach, non sicuramente un esperto di caffè, quindi non mi permetterei mai di fare una valutazione tecnica. La mia è soltanto una valutazione basata sul mio gusto. Ho bevuto parecchi caffè, quindi posso dire di averne assaggiati, però non so. Tecnico è Alessandro, e magari qualche volta faremo una degustazione lì da lui. Alessandro è sicuramente una persona a cui si può dire voglio un caffè fatto così, e lui te lo fa esattamente come lo vuoi. Quindi se siete un ristorante e volete un servizio particolare, io con i prossimi ristoranti che avvio non c'è scampo, ho già scelto il mio caffè. Sono i caffè di Alessandro. Poi vedremo ristorante per ristorante quale sarà quello più giusto, col livello di tostatura, la macinazione fatta al momento giusto.
Adesso per esempio questo paga un po' lo scotto del fatto che è stato macinato un po' di tempo fa, perché ovviamente ho parecchi caffè da provare e quindi faccio fatica a aprirli e non andare avanti, poi è un peccato. Però questo sarebbe sicuramente più intenso se fosse stato appena macinato. Non è così, perché io ce l'ho in casa ormai da un paio di settimane. Certo che si fa bene. Va bene, vi risaluto nuovamente, stavolta definitivamente. Ciao. Adesso vediamo se riesco a spegnere, perché io non so se ci avete fatto caso nei video, ma c'ho una sorta di amore e odio con questo affarino qui. Funziona, ma funziona come vuole lui, quando vuole lui, se decide lui. Adesso funzioni? Vediamo, eh.